Buona Pasqua a tutti, godetevi questa giornata. Io nella notte registro il terzo episodio della serie del recap di Serie A, 29esima giornata, è successo di tutto, vi tengo aggiornati qua a destra con le classifiche, guarderò in quella direzione, mi aspetto massimo supporto da parte vostra e cominciamo subito dalla 20esima posizione, tante novità perché la Sampdoria viene scavalcata dalla Cremonese, quindi 20esima posizione proprio per i blu cerchiati che dopo 29 gare hanno trovato 3 vittorie, 6 pareggi e 20 sconfitte. Dato sconcertante, la squadra che perde di più in Serie A, non a caso ultima, è la squadra che segna di meno, 18 gol realizzati, ragazzi, un attacco veramente indecoroso, non segnano neanche con le mani, fortuna che ne hanno fatti due nello scontro diretto di ieri, perché ragazzi, se no erano veramente in cattive mani, 50 gol subiti, il che è la seconda peggior difesa del nostro campionato, 15 punti totalizzati, ragazzi, 3 vittorie in tutto l'anno, parla chiaro, parlano chiaro i numeri. E tra l'altro una sola vittoria nelle ultime 5, 3 le sconfitte, un pareggio, ci sta provando Stankovic, ma che non può fare miracoli con una squadra così limitata tecnicamente, è qualcosa di indecoroso. La stagione della Samp, che tra l'altro ha pure dei giocatori importanti, Juricic, Zanoli, Gabbiadini, Dončić, insomma, questa classifica li vede praticamente spacciati per la Serie B, salvezza che dista 11 punti, il che sono veramente troppi. 19esimi, Cremonese, ragazzi, che vincono la seconda gara del campionato, seguiti dai 10 pareggi e le 17 sconfitte, che sono tante, però sicuramente meglio rispetto alla Sampdoria. La vittoria con la Roma e la vittoria nello scontro diretto con la Samp può dare sicuramente una fiducia importante per il proseguo della stagione. È vero che hanno solo un punto in più e che sono a meno 10 dalla salvezza, ma perlomeno si tengono vivi, anche perché sono arrivati alle semifinali di Coppa Italia da neopromossa, ragazzi, contro la Fiorentina, sono ancora in vita, hanno perso 2-0 l'andata, ormai sono spacciati, però comunque hanno fatto un miracolo eliminando Roma e Napoli, 26 gol realizzati, 54 quelli subiti, quindi meglio rispetto alla Samp, anche se ne hanno presi di più, una vittoria, 3 le sconfitte, un pareggio nelle ultime gare, insomma qui alla pari della Samp lo score, insomma, sicuramente anche loro spacciati quasi verso la Serie B. Verona che al contrario, ragazzi, vince una partita importantissima, terz'ultimo, 18esima posizione, 29 le gare giocate, 5 vittorie, 7 pareggi, 17 le sconfitte, 24 gol realizzati, quindi meno rispetto alla Cremonese, ma molti meno gol subiti, 9 in meno rispetto ai grigiorossi, 43 quelli subiti, 22 punti totalizzati, quindi 6 in più, e nelle ultime 5 giornate una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Questi i dati per il Verona, ragazzi, che va a vincere per 2-1 una sfida importantissima contro il Sassuolo, che veniva anche da una serie di risultati importanti consecutivi, e quindi, ragazzi, è un Verona che sicuramente è ancora in vita per la rincorsa salvezza, anche perché sicuramente hanno fatto un campionato, direi, più dignitoso rispetto alle altre due. Non sono tutta sta grande squadra, anzi, però, ragazzi, quando ci si mettono comunque riescono ad offrire delle belle prestazioni. E ieri, ragazzi, con la vittoria contro il Sassuolo, Ceccherini e Gajić, che al 95esimo porta i sogni in alto del Verona, possono sicuramente provarci a tutti i costi. Passiamo alla 17esima posizione, ragazzi, occupata dallo Spezia, ed è ovviamente una posizione molto rischiosa, perché comunque hanno 26 punti dopo 29 giornate, 5 le vittorie, 11 pareggi, 13 le sconfitte, 25 gol realizzati, 45 quelli subiti, quindi comunque dati simili rispetto alle altre, 26 punti, quindi qualcosa in più sicuramente, più 4 rispetto al Verona, quindi a più 4 dalla zona retrocessione. Nelle ultime 5 una vittoria, 3 pareggi e una la sconfitta. È uno Spezia che però si deve sicuramente guardare dietro, perché comunque non è che giocano tutto sto gran calcio, sono dei falegnami, menano, e lo abbiamo visto nella partita contro la Fiorentina pareggiata per 1-1, l'ultima gara odierna dello Spezia, ragazzi, che va a pareggiare comunque al Franchi, ok? Un punto molto importante, come vi dicevo nel post partita, per tenere appunto lontane le altre nella lotta salvezza, però sicuramente non rassicurante vista la vittoria del Verona. E ora vediamo, perché
non si devono assolutamente dar per vinta, perché la corsa salvezza è ancora lunga. Ci sono 9 giornate, 27 punti in palio, che sono tanti, e quindi si devono assolutamente guardare dietro. 16ª posizione per il Lecce, anche qui stesso discorso, non sono ancora salvi, 27 punti dopo 29 giornate, 6 le vittorie, 9 pareggi, 14 le sconfitte, 25 gol realizzati, 35 quelli subiti, quindi sicuramente squadra molto più solida e che subisce pochi gol. Tra l'altro al Via del Mare è difficilissimo vincerci e comunque farci una buona prestazione. Il Napoli ci è riuscito 1-2, ma li hanno messi in difficoltà, insomma il Lecce ha messo in difficoltà i campioni d'Italia, quindi comunque tanta roba, complimenti ai giallorossi. È una squadra che era partita molto bene in questo campionato, che secondo me gioca anche un buon calcio, però ragazzi poi si è andata a perdere e nelle ultime 5 hanno trovato 5 sconfitte, insomma 5 sconfitte consecutive sono veramente tante, anche con un pareggio, due pareggi sicuramente sarebbero in una situazione migliore. E invece il Lecce, ragazzi, si trova molto molto più in basso rispetto a quanto stavano effettivamente facendo vedere nelle prime giornate. C'hanno pure dei giocatori importanti, mi viene in mente Baschirotto per la fase difensiva, Falcone in porta, c'hanno pure dei buoni interpreti là davanti, però il Lecce, ragazzi, è una squadra che sta andando sempre di più a calare con il proprio allenatore, con Baroni, che deve trovare delle soluzioni se vuole provare a salvare questa squadra, anche se comunque, ragazzi, la vedo sicuramente meglio rispetto a quelle più in basso. 15ª posizione per la Salernitana, che dopo 29 giornate ha trovato 6 vittorie, 11 pareggi, 12 sconfitte, 33 gol realizzati, molto meglio rispetto alle altre, 49 però quelli subiti, ovvero terza peggior difesa del nostro campionato. Una squadra che quindi subisce veramente tanto. 29 punti, 5 pareggi nelle ultime 5, sono 5 punti importantissimi per la lotta a salvezza, ragazzi. Una squadra che ha fatto un ottimo calciomercato, che comunque ha una buona dirigenza, ha degli ottimi interpreti, Bolagliadia che sta facendo una grande stagione, insomma si stanno salvando alla grande. 29 punti che sono tanti, relativamente, a più 7 era la zona retrocessione. Nell'ultima gara appunto è arrivato il pareggio contro l'Inter, clamoroso, con Candreva che segna al 90° minuto. Andando a vedere l'ottica futuristica, visto che non l'abbiamo ancora fatto, andranno a giocare a Torino contro il Toro, sfida molto molto difficile, e vediamo cosa succederà, anche perché la Cremonese poi c'è l'Empoli, uno scontro importante, non è possibile andare a prendersi qualche punto. Lecce-Sampdoria, Spezia-Lazio, ragazzi, che lo scorso anno è stata vittima di tante tante ripercussioni web e social, quindi magari lo Spezia metterà il tutto per tutto in campo. Vedremo cosa succederà. Fatto sta che comunque la Salernitana è messa abbastanza bene, così come l'Empoli 14esimo, 32 punti, una vittoria, tre le sconfitte, un pareggio nelle ultime 5, 29 gare giocate, 6 le vittorie, 11 pareggi e 11 pareggi e 11 le sconfitte, 25 gol realizzati, 36 quelli subiti, quindi attacco veramente molto molto male, però una buona fase difensiva, una squadra molto equilibrata, ragazzi, che comunque nell'ultima gara odierna è andata a pareggiare a Milano a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli, insomma un bottino molto importante per la squadra toscana, che deve riaccumulare un po' di punti, ragazzi, e poi si salverà, perché parliamoci chiaro, 32 sono comunque in una situazione di classifica abbastanza importante, a più 10 dalla zona retrocessione. Io credo che si salveranno anche con qualche giornata d'anticipo per la matematica, ma sempre attenzione perché i punti disponibili sono 27. Monza tredicesimo, ragazzi, 35 punti, e qui la situazione si fa più calda. Diciamo che il Monza è la classica squadra che è messa in una situazione veramente di serenità, mancano praticamente 4-5 punti per salvarsi matematicamente, non dico matematicamente, però per quanto le squadre possano fare là sotto, insomma. È un Monza che dopo 29 giornate ha totalizzato la bellezza di 9 vittorie, 8 i pareggi, 12 le sconfitte, 34 gol realizzati, quindi il migliore attacco tra quelle che abbiamo letto, 41 i gol subiti, 35 punti nelle ultime 5, una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. Un Monza che comunque ha cambiato diverse volte allenatore, con Paladino sicuramente sono andati meglio, ragazzi, nella seconda parte di campionato, e complimenti al mister del Monza, ragazzi, che nell'ultima gara odierna ha trovato il pareggio a 2 contro l'Udinese. Insomma, campionato assolutamente sereno, non rischiano a mio modo di vedere la Serie B, anche perché sono praticamente salvi. Insomma, una squadra neopromossa che ha fatto grandi cose e che sta facendo grandi cose.
Sassuolo, dodicesima posizione in classifica dopo 29 giornate, 10 le vittorie, 7 i pareggi, 12 le sconfitte, quindi scorsa importante, 37 gol realizzati, 43 quelli subiti. Hanno una squadra importante, ragazzi, un ottimo assetto tattico, c'hanno Dionisi che è un allenatore veramente molto bravo, che sa comunque di calcio e a livello di organizzazione di gioco non gli si può dire nulla. Nelle ultime gare 3 le vittorie, un pareggio e una la sconfitta. È un Sassuolo che appunto veniva tipo da 5 vittorie consecutive, poi diciamo che si sono un attimo fermati perché nel weekend hanno perso contro il Verona, la volta prima il pareggio contro il Toro, però prima venivano dalla vittoria contro lo Spezia, la vittoria contro la Roma, la vittoria contro la Cremonese, la vittoria contro il Lecce, insomma, venivano da un periodo molto positivo, dopo un campionato dove era iniziato veramente molto male, un Sassuolo che era vicino addirittura a lottare per la Serie B, per la zona retrocessione, insomma, per salvarsi, quindi sicuramente hanno cambiato marcia, però nelle ultime due gare si sono fermati. Ora vediamo come continuerà il Sassuolo, come procederà la stagione, ma quel che sappiamo è che sono salvi, parliamoci chiaro. Undicesima posizione per il Torino di Juric, 29 le gare giocate, 10 le vittorie, 8 i pareggi, 11 le sconfitte, 30 gol realizzati, 35 quelli subiti. È una squadra veramente molto equilibrata, una delle migliori difese del nostro campionato. Segnano obiettivamente poco, però è una squadra, ragazzi, che comunque non si sbilancia mai e non prende mai troppi gol, e 38 punti sono comunque bottino importante, undicesima posizione, e nelle ultime 5, ragazzi, 2 le vittorie, 2 le sconfitte, 1 il pareggio, ragazzi. L'ultima sconfitta, ragazzi, ovviamente dolorosa, quella contro la Roma allo Stadio Olimpico Grande Torino, ragazzi, in casa hanno perso con la rete di Paolo Dybala, ovviamente è di mio piacimento, insomma, calcio di rigore dopo 5 minuti, è un Toro che poi, ragazzi, sì, ci avrà anche provato, ma praticamente zero tiri in porta, forse uno in tutta la partita, una Roma molto compatta dietro, che quindi non ha lasciato molto campo al Toro, Roma molto chiusa, e quindi hanno trovato delle difficoltà importanti, ma è un Torino, ragazzi, che comunque ha fatto una buona stagione, Juric è un allenatore che mi è sempre piaciuto, una squadra che è comunque molto organizzata, e quindi buon campionato. Decima posizione per l'Udinese, andiamo alla parte sinistra della classifica. I bianconeri dopo 29 giornate hanno totalizzato 9 vittorie, 12 pareggi, 8 sconfitte, 39 gol realizzati, 36 quelli subiti, quindi prima squadra che vediamo con differenza reti in positivo. Un Udinese che aveva iniziato benissimo, addirittura zona Champions League inizio campionato, sono un po' andati a tramontare, anche perché 9 vittorie, 2 nelle ultime 5, ragazzi, venivano tipo da una cosa come 10 partite senza vincere, ok? Quindi insomma una squadra che ora si sta un pochino riprendendo con Sottil, però vengono da un pareggio e una sconfitta, pareggio comunque che può essere sicuramente stimolante, quello contro il Monza, che è una squadra che comunque cercava punti e li cerca tuttora. Vediamo cosa succederà, perché comunque sappiamo che nella partita precedente hanno preso 3 pappine contro il Bologna, quindi è una squadra comunque che aveva iniziato alla grande, poi è andata un po' così, però comunque credo che finiranno nella parte sinistra della classifica o comunque in quelle posizioni, undicesimo, massimo dodicesimo posto. Nona posizione per la Fiorentina, da qui inizia a farsi bello il discorso, perché comunque la Fiorentina è una squadra che sta andando avanti in Coppa Italia, una squadra che è andata avanti in Conference League, quindi ragazzi, quarti di Conference League, semifinali di Coppa Italia, e tra l'altro con un piede verso la finale, dato che hanno vinto la prima partita per 0-2. Complimenti alla stagione di Vincenzo Italiano, per me la Fiorentina sta facendo veramente bene, 29 le partite giocate, 11 le vittorie, 8 i pareggi, 10 le sconfitte, e tra l'altro differenza reti in positivo, 34 gol realizzati, 32 quelli subiti. È una squadra che mi piace anche come organizzazione di calcio, nelle ultime 5, 4 vittorie, un pareggio, quello dell'ultima gara contro lo Spezia, dove sicuramente volevano vincere i tifosi, però sarebbe stata la decima vittoria consecutiva. Una Fiorentina che sta facendo uno scuola importante in tutte quante le competizioni, come vi dicevo, possono puntare alle coppe, alla Coppa Italia, dove comunque possono anche vincerla, perché la finale è una gara a sé, ora sono praticamente con un piede verso la finale, sarebbe sicuramente una vittoria clamorosa, perché a Firenze non è
una roba di tutti i giorni vincere trofei dopo 21 anni, 22 anni, e quindi sarebbe veramente una favola da scrivere sui libri di storia, ecco, no, della Fiorentina. Insomma, l'italiano sta regalando delle emozioni importanti dopo la qualificazione in Conference League dello scorso anno, un progetto che sta andando avanti. In campionato sono a meno 2 dal Bologna, a meno 3 dalla Juventus, settima, che quindi se dovesse appunto esserci un posto della Conference League in più, comunque la Fiorentina c'è sempre. E c'ha dei giocatori importanti, eh. Parliamoci chiaro, la Fiorentina che potrebbe sicuramente ritrovarsi più in alto. E c'è il Bologna, ottavo, 43 punti a meno 1 dalla Juventus. E se dovessero andare 7 dall'Europa, il Bologna è lì, ragazzi, perché con la penalizzazione, beh, 43 punti dopo 29 giornate, 12 vittorie, 7 pareggi, 10 le sconfitte, 38 gol realizzati, 36 quelli subiti. E nelle ultime 5, ragazzi, 2 vittorie, tra l'altro 2 vittorie consecutive, 2 pareggi e una sconfitta. È un Bologna che è squadra, c'è cioè dei giocatori importanti, lottano per Sinisa, comunque stanno facendo una buona stagione, ragazzi, e gli auguro comunque di andare il più avanti possibile. Tra l'altro, ultima vittoria veramente molto molto importante, quella contro l'Atalanta per 0-2 al Gavi Stadium, ragazzi, che hanno sorpreso praticamente tutti quanti con le reti di Sansone e Orsonini. La volta prima dove battono per 3-0, ragazzi, un grande Udinese. Insomma, è un Bologna che sta facendo una grande stagione, che se continuano di questo passo possono sognare in largo settima posizione. Si inizia a far bello tutto, ragazzi, mamma mia che bellezza. Juventus, beh, Juventus, allora, una Juve che comunque è seconda per punti fatti in campo, perché dopo 29 giornate hanno trovato la bellezza di 18 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, 47 gol realizzati, 24 subiti dopo i gol che hanno subito contro la Lazio, 44 punti nelle ultime 5, 3 vittorie e 2 sconfitte. Una Juve che poi sembrava non aver stimoli, ma hanno cominciato a vincere, a segnare anche tanti gol in campionato dopo la penalizzazione, sono andati avanti in Coppa Italia, hanno pareggiato la prima giornata, alla prima partita delle due contro l'Inter, e potrebbero andare in finale. Sono andati avanti in Europa League, sono ai quarti di finale, quindi comunque grande stagione abbiamo dovuto rivedere da parte di Allegri anche in campionato, perché sono secondi obiettivamente sul campo. Ma la sconfitta con la Lazio, ragazzi, attenzione, potrebbe essere un fattore. Comunque perdono all'Olimpico, secondo me la Lazio gioca molto meglio rispetto alla Juve, che appena prende gli schiaffi praticamente inizia a giocare. Questa è una cosa che va avanti un po' dall'inizio anno con diverse squadre: appena prende lo schiaffo inizia a giocare a calcio, ma si deve fare fin dall'inizio della partita, ok? E quindi è una Juve, ragazzi, comunque che per quanto riguarda la classifica reale, a meno 4 dall'Atalanta, possono ancora farcela per l'Europa. Ora vediamo se la settima andrà in Conference League, anche perché l'Atalanta, stiamo parlando di una squadra molto discontinua. E se andiamo appunto all'Atalanta, 6 ragazzi, 29 partite, 14 le vittorie, 6 pareggi, 9 le sconfitte, 47 gol realizzati, 34 quelli subiti, quindi 10 in più rispetto alla Juventus, 48 punti, 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5. Un'Atalanta è una squadra troppo discontinua, che va a perdere per 0-2 in casa contro il Bologna. Questo è qualcosa di clamoroso. Venivano addirittura da 2 vittorie consecutive, ma credo che l'Europa sia d'obbligo, perché lo scorso anno l'Atalanta è arrivata ottava dopo un ciclo importante di qualificazione alle Coppe Europee. Insomma, sarebbe l'ennesimo fallimento di Gasp se non dovessero tornare in Europa quest'anno, anche perché, ragazzi, è una squadra veramente troppo discontinua, che può vincere contro chiunque e perdere contro chiunque. Una stagione comunque, ragazzi, valutata il possibile, ecco, no? Dobbiamo tirare le somme a fine anno. In questo momento sono in Europa, sono in zona Europa, e vediamo se riusciranno a tenere. Quinta posizione per l'Inter di Simone Inzaghi, dopo 29 giornate, 16 le vittorie, 3 i pareggi, 10 le sconfitte, che sono obiettivamente tantissime. Nelle prime 10, ragazzi, nessuno ha perso più dell'Inter, qualcosa di clamoroso. Quinta posizione, ragazzi, 48 gol realizzati, 36, 33 quelli subiti, che sono tanti per una squadra come i nerazzurri, che comunque hanno un montaggio importante, hanno giocatori clamorosi: Skriniar, Bastoni, De Vrij là dietro, ragazzi, clamorosissimi, Di Marco. Però, ragazzi, un Inter troppo sbilanciata. A me non mi piace proprio l'organizzazione difensiva di questa squadra con Inzaghi, però comunque 51 punti sono lì per la zona Champions League, anche se secondo me dovevano far meglio, erano favoriti anche per lo scudetto. Nelle ultime 5, ragazzi,
tre sconfitte, un pareggio e una vittoria, veramente male l'Inter. Tra l'altro il pareggio quello contro il Bologna, beffati al 90esimo dal gol di Antonio Candreva, e questo è qualcosa di clamoroso. Un Inter, ragazzi, è una squadra veramente allo sbando. In Champions League sono andati avanti, in Coppa Italia comunque hanno pareggiato la prima gara contro la Juventus, sono nel pieno dei propri obiettivi, però ragazzi, una squadra troppo discontinua anch'essa, che se vuole andare in Champions League deve lottare nelle ultime partite, e non andarci sarebbe un fallimento veramente epocale, con i soldi che spendono dopo lo scudetto di 2 anni fa, dopo il secondo posto dello scorso anno. Attenzione alla gestione Inzaghi, perché potrebbe saltare veramente la panchina. Andiamo al Milan, quarta posizione, ragazzi, 29 partite, 15 le vittorie, 7 pareggi, 7 le sconfitte, sicuramente dati più sereni rispetto a quelli dell'Inter. 48 gol realizzati, 36 quelli subiti, quindi 6 gol dei nerazzurri, 3 gol subiti in più rispetto all'Inter, che se non hanno una grande fase difensiva, pure il Milan, ragazzi, non è che è tutto sto granché, però il Milan ha avuto tante difficoltà a livello di infortuni nel corso di tutto l'arco della stagione. 52 punti nelle ultime 5, una sola vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un Milan che anche lui stesso un po' nella crisi, ecco, no? Immischiato nella crisi assieme all'altra squadra di Milano, nonostante, appunto, scusate, entrambe superate dalle romane. 0-0 contro l'Empoli, clamoroso, no? Una partita che dovevano assolutamente vincere. È anche vero che però sono andati avanti in Champions League, sicuramente c'è un sogno importante, vanno ad affrontare il Napoli, quindi non è impossibile la qualificazione alle semifinali, potrebbero fare grandi cose in Europa, quindi vediamo cosa faranno i rossoneri, ma una squadra, ragazzi, che deve assolutamente anche arrivare in Champions League tramite campionato dopo aver vinto lo scudetto, c'è da campione d'Italia in carica. Poi, per carità, sbagliata la gestione del calciomercato, che non mi è piaciuto quello, ovviamente parlando dell'ottimo calciomercato estivo, però ragazzi, secondo me hanno la squadra per andare in Champions League. Terza posizione per la mia Roma, ragazzi, magari tenessimo, magari tenessimo. Siamo avanti ad entrambe le milanesi. Roma, che dopo 29 partite ha trovato 16 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, 39 gol realizzati, 26 quelli subiti. Stiamo parlando della quarta miglior difesa del nostro campionato, veramente tanta tanta roba. 53 punti, io sono veramente soddisfatto, ragazzi, 53 punti, e chi se lo sarebbe mai aspettato di arrivare a questo punto della stagione, a 10, anzi 9 gare rimanenti, ed essere terzi a meno 5 dalla Lazio e sotto ovviamente a Napoli. 3 le vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5. Ragazzi, una Roma che sta facendo una grande stagione, se dovessimo finire così sarebbe oro colato, anche perché siamo andati avanti in Europa, siamo ai quarti di finale contro il Feyenoord, potremmo ancora andare avanti, magari fermarci, ma indipendentemente da tutto, grande stagione a livello europeo, fuori dalla Coppa Italia, peccato contro la Cremonese, ragazzi, però gli obiettivi sono ancora percorribili e dobbiamo assolutamente entrare in Champions League con qualsiasi via, con la vittoria dell'Europa League o con il campionato. Dobbiamo arrivare almeno in Champions League, dell'obiettivo stagionale della Roma, che non giocherà un bel calcio, non vi farà divertire, ma ragazzi, l'importante per me è che vinca, anche per 1-0 con autogol dell'avversario. La Roma deve vincere, lo sta facendo fino ad ora, ragazzi, purtroppo un pochino di scontrini, però è una bella squadra che quando gira, gira, c'è poco da fare col Toro. Comunque grande gestione del pallone, grande gestione della partita e del risultato, insomma sono veramente soddisfatto per l'andamento di questa squadra quest'anno, nonostante gli infortuni, le gravi assenze che ci hanno purtroppo perquisito per la maggior parte del tempo, però siamo sempre lì, ragazzi. Siamo terzi dietro alla Lazio, ragazzi, seconda, e dietro al Napoli, prima in classifica in Sud Italia. Parliamo della Lazio, ragazzi, che è una squadra fenomenale, non serve che lo ripeta sempre nei post partita, sempre ad elogiarli, ecco, no? 17 le vittorie, 7 pareggi, 5 le sconfitte dopo 29 giornate, 46 gol realizzati, 20 quelli subiti, seconda miglior difesa del nostro campionato, semplicemente favolosi. Sarri che sta facendo un lavoro incredibile, che c'ha dei giocatori importantissimi, Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni, che sta facendo una stagione fuori dal normale, ragazzi, segna, fa assist, un giocatore determinante. Milinkovic-Savic, che rimane alla Lazio, non si sa, però comunque, ragazzi, anche lui stesso veramente tanta roba, perché al di là delle partite sbagliate lui c'è sempre, Luis Alberto, insomma la vittoria con la Juventus è qualcosa di clamoroso, per 2-1 allo Stadio Olimpico, e si proclamano la squadra che ferma tutte quante le big, anzi le batte tutte quante. Hanno battuto il Napoli una volta, hanno battuto la Roma 2 volte, hanno battuto il Milan una volta, hanno battuto l'Inter una volta, hanno battuto l'Atalanta, hanno battuto la Juventus, insomma è una squadra veramente molto brava nei big match, che li sa attuare con un ottimo approccio, con grande mentalità, e Sarri li sta facendo maturare, ragazzi.
ragazzi, dobbiamo sempre parlare dell'aspetto difensivo. Cioè, la Lazio è passata l'anno scorso da subire 36 gol nel girone d'andata, una cosa del genere, a subirne 20 in 29 partite. È una Lazio che in difesa è veramente impeccabile. Provedel che sta facendo clean sheet su clean sheet, anche se ieri non è arrivato. Casale e Romagnoli che stanno facendo una stagione superlativa, una coppia di centrali veramente fantastica. Poi con Lazio e Isai che sta facendo una stagione di rivelazione. Insomma, una Lazio che gira tutta quanta, il centrocampo benissimo, la davanti perfetti, hanno anche diverse alternative dalla panchina. La Lazio indubbiamente veramente tanta tanta roba come squadra. Prima posizione per il Napoli, 24 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 29 giornate. Purtroppo ovviamente la Lazio penalizza la stagione europea fallimentare, ok? Eliminazione dalla Coppa Italia, se no staremmo parlando veramente di una stagione fantastica, ma a livello di campionato non gli si può dire nulla. Napoli quindi che comunque ha 74 punti, 66 gol realizzati, primi per distacco a livello di gol, 21 quelli subiti, seconda miglior difesa dietro alla Lazio nelle ultime 5, 3 vittorie e 2 pareggi sono, e 2 sconfitte. Sono anche loro umani, sanno perdere, devono perdere perché alla fine sono umani, come vi dicevo, e quindi è un Napoli che ragazzi è sempre andato nel mezzo dei radar, cioè il Napoli in crisi, perde il Napoli 4-0 col Milan, nessuno in crisi. È chiaro che sarà una sconfitta clamorosa, però ragazzi, da qui a parlare a crisi, ragazzi, per una sconfitta mi sembra qualcosa di esagerato. Quindi comunque grande stagione da parte dei partenopei, ragazzi, che volano sempre di più. Lo scudetto è già vinto, serve solo la matematica per far sì che lo festeggino tutti quanti, ma Napoli è già in festa, quarti di Champions, potrebbero andare avanti contro il Milan, ragazzi, di duello italiano, è qualcosa di incredibile questo Napoli comunque, perché potrebbe fare una stagione, potrebbe concludere una stagione meravigliosa con Kvara, con Osimhen, con tutti i giocatori che è entrato dalla panchina, con Mario Rui che si è rivelato uno dei migliori terzini d'Italia, con un Meretta incredibile, con un centrocampo formato da Lobotka che è il motore di questa squadra. Ragazzi, hanno tutti un aggettivo a cui possiamo attribuire Spalletti, ragazzi, che allenatore, mamma mia che gestione quest'anno di questo Napoli. Insomma, non hanno bisogno di ulteriori descrizioni, fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento. Noi ci vediamo alla prossima, un Napoli strepitoso, buona Pasqua a tutti quanti, Roma, Romane, avanti, pure la Lazio, milanesi che restano per ora fuori, solo il Milan in zona Champions League, attenzione, ciao.